Il Reggiane RE 2001, noto anche non ufficialmente come Falco II o Ariete I, era un aereo da caccia prodotto dall'italiana Officine Meccaniche Reggiane, controllata dalla Caproni agli inizi degli anni 40. Nel 1936, a seguito di un concorso indetto dalla Regia Aeronautica per un nuovo caccia, tra i partecipanti i vincitori furono il Macchi MC200 Saetta ed il Fiat G50 Freccia, scartando il progetto del Reggiane RE 2000 Falco. Tuttavia si decise di dare una seconda possibilità alla Reggiane. I tecnici dovevano infatti riprogettare un derivato di questo aereo, provvisto del motore tedesco Daimler-Benz DB601. Il 20 luglio del 1939 iniziarono i lavori di progettazione del nuovo aereo, che fu battezzato dalla ditta Falco II. Questo nome però non venne accettato dalla Regia Aeronautica, che lo designò Ariete I. Un motore fu consegnato ad agosto e lo staff a dicembre completò l'allestimento di un simulacro della nuova fusoliera. Le modifiche rispetto al RE 2000 non furono radicali. Venne rivisto infatti il muso, che ora era sensibilmente più stretto, e venne ricalcolato il baricentro in ragione della maggiore lunghezza, lasciando praticamente inalterato il resto dell'aeroplano. La fusoliera era del tipo a semiguscio in duro alluminio con rivestimento lavorante. La cabina di pilotaggio era situata nella parte centrale, di poco posteriore al bordo d'entrata alare. Era dotata di seggiolino corazzato ed era chiusa da una cappottina vetrata con apertura laterale. Posteriormente al poggiatesta vi era una carenatura metallica sagomata, al fine di garantire al pilota un angolo di visuale, seppur minimo, verso la parte posteriore del velivolo. L'ala aveva pianta ellittica ed era del tipo a cassone, costituito da tre longheroni e nervature in duro alluminio. Su precisa richiesta delle autorità militari, veniva abbandonata la soluzione dei serbatoi alari adottata sul prototipo e sul RE 2000 per ospitarne due, blindati e auto stagnanti, nella radice alare, con una capacità complessiva di 464 litri. Tuttavia, la soluzione dei serbatoi voluta dai vertici della Regia Aeronautica costrinse a sostituire il rivestimento portante della radice alare, che venne dotata di un portellone smontabile, e a posizionare i radiatori nelle semiali, fuori dal soffio dell'elica, e quindi inefficaci a terra e a bassa velocità. Nella parte interna del bordo d'uscita erano collocati quattro ipersostentatori, mentre in quella esterna si trovavano gli alettoni rivestiti in tela. Gli impennaggi di coda erano di tipo classico, in duro alluminio con le superfici mobili rivestite in tela. Il carrello d'atterraggio era di tipo triciclo posteriore, con gli elementi principali che si ritraevano posteriormente e si adagiavano nella parte interna delle semiali, con un movimento di rotazione di 90 gradi, secondo il sistema denominato CARTIS. Il motore installato sugli esemplari di serie del RE 2001 era il V12 Alfa Romeo RA1000 RC41 Monsone, copia prodotta su licenza del tedesco Daimler-Benz DB601. Si trattava di una unità motrice in grado di sviluppare la potenza di 1175 cavalli al decollo e di 1050 cavalli a 2400 giri al minuto alla quota di 4100 metri. Anche l'elica era prodotta dall'Alfa Romeo ed era del tipo tripala, di costruzione metallica, con passo variabile in volo, velocità costante e con un diametro di 3,10 metri. Nella versione di serie da caccia diurna, il RE 2001 fu armato con due mitragliatrici Breda Safat calibro 12,7 mm, dotate di 300 colpi per ogni arma, montate sopra il motore e sparanti attraverso il disco dell'elica, e con due Breda Safat calibro 7,7 mm con 600 colpi alloggiate nelle semiali. Il primo prototipo venne portato in volo dall'aeroporto di Reggio Emilia nel giugno del 1940 dal collaudatore Mario De Bernardi.
Il velivolo passò quindi al tenente colonnello Pietro Scapinelli, che compì diverse prove prima che la macchina venisse trasferita a Guidonia. Le prestazioni del prototipo erano eccellenti, con 563 km orari a 5.500 metri e 540 km orari a 4.500 metri. Dopo le prove a Guidonia, i vertici della Regia Aeronautica richiesero ulteriori modifiche necessarie per l'impiego bellico. Il 31 ottobre del 1940 venne fatto un ordine iniziale per 350 velivoli, di cui 200 realizzati dalla stessa Reggiane, 100 dalla Caproni di Taliedo e 50 aumentati poi a 100 dalla Caproni Predappio. Il 18 dicembre 1940 iniziava i voli il secondo prototipo, che adottava già le modifiche presenti sugli esemplari di serie. Purtroppo, questo secondo esemplare, il 14 marzo 1941, per un malfunzionamento dell'elica, provocò una piantata del motore durante una riattaccata, causando la caduta del velivolo con la morte del pilota Pietro Scapinelli. Il primo RE 2001 serie 0 venne preso in carico dalla Regia Aeronautica nel maggio del 1941 e l'intero lotto di 10 fu consegnato entro settembre. Questi velivoli montavano le prescritte dotazioni militari e prefiguravano la configurazione di serie: ruotino di coda fisso, avviamento elettrico del motore con batteria aumentata, due mitragliere alari, un serbatoio ausiliario in fusoliera da 80 litri e radiatori sporgenti con prese d'aria notevolmente ingrandite. Il peso al decollo era di 3.267 kg, con circa 539 kg in più del prototipo. Questo aumento di peso provocò un generale degrado delle prestazioni che fece declassare il caccia della Reggiane. Le commesse di produzione furono in gran parte annullate, con i preziosi motori assegnati prioritariamente alla Macchi. Subito ci si accorse che le scadenze di consegna non sarebbero state rispettate. Difatti, le forniture del motore Alfa Romeo e delle mitragliatrici non seguirono mai il ritmo di produzione degli RE 2001, diventando una delle cause della lentezza della produzione. In questo contesto fu richiesto alla Caproni di Taliedo l'installazione del motore a 12 cilindri a V invertito della Isotta Fraschini, denominato Delta 4, RC1648, raffreddato ad aria con una potenza di 840 cavalli. Nell'estate del 1942 venne costruito un prototipo denominato RE 2001 Delta con un ordine di 100 esemplari, ma in seguito alla perdita del prototipo l'ordine venne cancellato. Il RE 2001 alla fine aveva buone doti come caccia bombardiere, data l'elevata superficie alare che consentiva il trasporto di consistenti carichi esterni. Così, nel dicembre del 1941, il Ministero della Regia Aeronautica aveva modificato di nuovo l'ordine, con 39 aerei convertiti alla variante RE 2001 CB, dove CB sta per caccia bombardiere. Questi aerei disponevano di un attacco ventrale per una bomba da 100, 160 e 250 kg. Il Ministero dell'Aeronautica chiese di adattare l'aereo anche per la caccia notturna. Il progetto del RE 2001 CN, appunto caccia notturna, prevedeva scarichi racchiusi in carenature parafiamma che evitavano l'abbagliamento dei piloti. Avevano una gondola sotto ogni ala contenente un cannone Mauser MG15120 da 20 mm con 60 colpi in sostituzione delle mitragliatrici da 7,7 ed erano verniciati con una colorazione nera opaca. Vi fu anche la versione denominata RE 2001 OR, dove OR stava per Organizzazione Roma, nome di copertura che riguardava l'allestimento della portaerei Aquila. Questa variante differiva dalle altre per la presenza di un gancio d'appontaggio e la predisposizione ad essere lanciati dalle catapulte. L'aereo fu alleggerito, privandolo di radio, corazzature e armamento,
con un peso di 2.800 kg. Il campo di Perugia Sant'Egidio venne adattato a ricevere un impianto frenante a cavo d'arresto dei velivoli per l'addestramento. Tuttavia, con l'armistizio, l'approntamento della portaerei Aquila venne sospeso e la nave, completata al 90%, rimase bloccata a Genova. I velivoli RE-2001-OR costruiti vennero trasformati in versione caccia notturna. Alcuni velivoli furono anche adattati alle missioni di fotoricognizione, con macchine fotografiche robot tedesche nei bordi di attacco alari. I velivoli di preserie furono utilizzati per una prima messa a punto e per avviare l'addestramento dei piloti il 9 settembre del 1941. La prima unità ad essere riequipaggiata con il RE-2001 fu la 150esima squadriglia del secondo gruppo caccia terrestre. Il debutto in battaglia avvenne il 10 maggio del 1942. Nello scontro con gli Spitfire Mark V, i velivoli reggiane distrussero 3 caccia e ne danneggiarono altri 2 e abbatterono anche un caccia pesante Bristol Blue Fighter. La grande maneggevolezza e robustezza del reggiane permetteva a questo aereo a quote medio-basse di surclassare gli Hurricane e di pareggiare con gli Spitfire Mark V, che erano comunque più veloci e meglio armati. Dopo l'armistizio, tra i velivoli superstiti, alcuni furono requisiti dalla Luftwaffe, che li utilizzò come addestratori da caccia. Qualche esemplare operò con il secondo gruppo caccia GG-306 dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, sempre con compiti di addestramento e collegamento. Al sud, invece, operarono dall'ottobre del 1943 con le insegne della Regia Aeronautica, con il 21esimo gruppo in operazioni di appoggio alle unità italiane rimaste e presso la squadriglia addestramento caccia. I reggiane eseguirono le loro ultime missioni di guerra nel maggio del 1943 nel teatro balcanico. Nel dopoguerra la neonata aeronautica militare italiana rimise 5 RE-2001 in condizione di volare. 3 vennero destinati al centro meteorologico di Venezia Lido e 2 ad una unità da collegamento a Roma Centocelle. Tutti e 5 rimasero in servizio per alcuni anni. Purtroppo, al giorno d'oggi, dei 237 velivoli realizzati, non esistono esemplari completi del caccia. Esistono tuttavia dei relitti, recuperati dal mare, di cui per il momento non è previsto un loro possibile restauro.